Molto semplicemente, dato che l'immunità di gregge non ci sarà, ma non solo, e vi ripeto guardando i dati, non c'è la relazione fra aumento delle vaccinazioni e calo dei contagi. C'è la relazione fra aumento delle vaccinazioni e calo delle ospedalizzazioni, quindi è molto bene che se uno è una persona a rischio, vale a dire over 60, ma diciamo pure 50 o cose di questo tipo, si vaccini. Dall'altra parte però, se la relazione sui contagi non c'è, e lo dicono i paesi più vaccinati del mondo, si prendono i paesi più vaccinati del mondo e si trova che hanno il massimo dei contagi, che se noi li rapportiamo per la popolazione all'Italia sono per 10 praticamente. Quindi dato che questa relazione non c'è, significa che il virus circola anche fra i vaccinati. E allora questa questione dell'immunità di gregge, io mi devo vaccinare perché così proteggo il nonno e cose di questo tipo, non sta in piedi, perché se il vaccinato contagia, evidentemente il nonno si deve guardare anche e deve stare attento anche dal compagno di carte, che può essere di gioco di carte, che può essere vaccinato anche lui. Quindi io suggerirei a tutti, specialmente adesso che arriviamo su ottobre-novembre, di stare attenti, perché tante volte il motivo che la spiegazione che mi sono data quindi io quindi teniamo chiusi gli anziani in casa, Borghi? No, voglio capire la soluzione, no, però qual è? Chiusi no, perché... Chiusi no, perché la vita è breve e bisogna evitare di sacrificarla sulla base del totem della salute. Dico semplicemente di non pensare che perché si è vaccinati di essere invulnerabili. Io, quante volte avrete visto delle persone che si stavano salutando a distanza e invece dicono ma io sono vaccinato, anche tu, alle, baci, abbracci e così questo tipo. Ecco, adesso che arriviamo no, l'invito di Borghi alla prudenza, diciamo, rischio, sebbene vaccinati, vedi? Visto? Io direi di stare tranquilli. Ah, no, noi siamo per la prudenza, vedi, per una volta. E allora, Borghi, se lei deve andare, io la saluto e la ringrazio. Torno dalla dottoressa, alla quale volevo anche grazie, arrivederci. Chiedere meglio, però.